Coño. Se ascolti nelle tenebre, si sente che è fantastica. La Diana scorre ancora sotto Siena. La sua leggenda affascina, percorre l'acqua e i secoli e fugge come i giorni dell'estate. Si può vedere sognandola, sommersa sotto i vicoli, un fiume senza storia e senza fonti, che è un sussurro nei mille racconti che tingono di magico questa città. E come l'acqua va, il tempo che ci fa volare sopra gli anni di una vita. E come l'acqua va, la vita di chissà trovare a Siena la felicità. Buonasera a tutti, grazie a Umberto Ceccherini, grazie al maestro Franco Baldi che come sempre sono a nostra disposizione con la loro professionalità, la loro bravura per aiutarci a fare questo piccolo omaggio a Siena. 12ª edizione della Diana Canta Siena e sembrava che quest'anno non ce la facessimo, noi la nostra tradizione era a giugno purtroppo eravamo ancora in maggiori difficoltà di quelle attuali e quindi avevamo dato forfait. Poi la gente ha cominciato a dirci ma perché non provate, ma perché non si fa, lo spazio è enorme, bello, all'aperto, eccetera. E ecco che abbiamo voluto dare un segnale alla città che forse possiamo davvero riprenderci e ricominciare da capo, come se fosse successo niente non si può dire perché è successo qualcosa, come se fosse successo qualche cosa che magari potrebbe anche migliorarci. Allora io sono come sempre il volto della Diana, anche se dietro a questa serata, ma dietro al lavoro di tutta l'annata ci sono decine e decine di volontari della Diana che lavorano in maniera oscura, noi non siamo molto bravi a pubblicizzarci, a venderci, però che lavorano sempre a favore della città e a favore del patrimonio immenso e enorme dell'acqua di Siena. E qui stasera, come sempre, avete la possibilità di godere di uno spazio magnifico che, anzi si parlava con questi ragazzi più giovani, sono un po' le new entry dello spettacolo, non conoscevano, eppure sono senesi, sono contadaioli, sono persone che seguono le nostre tradizioni, però ancora è un angolo sconosciuto come tanti altri angoli che dovremmo valorizzare maggiormente. Ringrazio chi ci ha dato la possibilità come sempre di fare lo spettacolo e soprattutto chiaramente l'amministrazione comunale, tra l'altro stasera rappresentata dall'assessore Apolloni e rappresenta tutti i suoi colleghi, il sindaco, e chi ha permesso, e poi lo diremo in fondo, partendo da Opera e Lavoratori Fiorentini, perché sono quelli che gestiscono il Museo dell'Acqua, altre realtà che i senesi, molti senesi non conoscono ma che andrebbe conosciuta,
e la controlla Solano De Vistice, che ha fornito le sedie. Poi dopo ringrazieremo anche chi ci ha dato una mano per altre cose. Dicevo che è stata un'annata particolare quest'anno, e nei momenti tristi del palio che non c'è stato, sono riscappate fuori un po' tutte le paure, le rinunce che ci hanno imposto, i momenti più tristi, e nel momento quello topico in cui si doveva celebrare la nostra grande festa, il momento in cui tutti saremmo stati in fibrillazione, il silenzio irreale della piazza del campo sembrava davvero una cosa straordinaria. Poi, a un certo punto, come per incanto, il giorno del palio di luglio, io dico sempre il palio anche se purtroppo il palio non c'è stato, un rumore, un suono apparve dalla bocca del Casato. Unione Bandistica Senese, Banda Città del Palio. Un applauso più che meritato, perché credo che queste note facciano vibrare il cuore a ogni senese. Immaginiamoci momenti come questi in cui abbiamo avuto appunto queste privazioni. E mentre saluto la banda, ma rimanete così perché vorrei chiamare il vostro maestro. Ringrazio intanto i capobanda Matteo Cancelli e Luciano Bianchi per il loro impegno, e vorrei un attimo qui accanto a me il maestro. Maestro Giuseppe Baldessi, un po' restio alla luce dei riflettori, però dobbiamo obbligare a venire qui.
Allora, l'unione bandistica per Siena è una cosa importantissima, storica. Pensate che in tutto il Novecento, fino alla Prima Guerra Mondiale, c'era fino a, anche oltre la Prima Guerra Mondiale, a Siena c'erano 3-4 complessi bandistici e poi c'erano anche tutti quelli militari, perché c'erano come minimo 3 fanfare militari che, per esempio, ogni sera quando rientravano alle loro caserme, dislocate nelle varie parti della città, suonavano e le persone le seguivano perché erano entusiasti della musica. Nel 59, poi, grazie alla fusione della banda Mascandi con la Filarmonica e grazie anche al grande lavoro svolto da alcuni senesi importantissimi, primo di tutti Mario Celli, che poi ne divenne il presidente e ne affidò la guida al maestro Mario Neri, è venuta fuori questo corpo bandistico di grande importanza. Ringrazio anche l'attuale presidente Maurizio Bianchini, è presente, appena l'ho visto, è un amico di vecchia data, ma non perché siamo vecchi, noi siamo giovani, ma perché lo conosco da tanto tempo, un personaggio veramente poliedrico, conosciuto anche a livello nazionale per le sue cose legate al palio ed altro, e che appena noi avemo questa idea ha subito sposato la nostra linea. Accennato al maestro Mario Neri, e non posso non accennare a Giuseppe Gualdesi. Giuseppe Gualdesi, che qui si mette lateralmente abbastanza discosto, ma io bisogna che parli un pochettino anche di lui. Vi basti sapere che nel suo curriculum, che è veramente grandioso, diplomato in clarinetto al Conservatorio Cherubini di Firenze, ha ottenuto diploma d'onore presso l'Accademia Chigiani, dove è stato anche maestro assistente al corso di clarinetto, direttore per molti anni dell'orchestra Plettro Senese, che è un'altra eccellenza cittadina veramente di grandissimo, grandissimo livello. Ha lavorato con varie orchestre prestigiose, tra cui quella Sinfonia Rai, ha collaborato con dei personaggi di grandissimo spessore, cito soltanto Ennio Morricone perché ci ha lasciato recentemente, che era veramente un grande e un grande. Mi fermo qui e ringraziando tutti i componenti della banda, non soltanto quelli che stasera sono potuti venire, ma tutti quelli, perché il numero, maestro, sono molti di più come il numero. Sì, sono di più, però il periodo anche di ferie ha... comunque una buona partecipazione. Comunque sono diverse decine, se non erro, no? No, siamo su una sessantina. Una sessantina di persone che danno il loro contributo alla nostra città, contributo importantissimo. E ora loro ci faranno un omaggio di alcuni motivi tradizionali senesi, arrivando il maestro allora al primo una marcia e poi alcuni motivi tradizionali senesi. E ringrazio fin da ora il maestro e la banda.
credo che questo applauso sia più che meritato, e come dicevo, Gianzi ci ha fatto riscoprire il piacere della musica bandistica, e l'augurio è che alle cose che hanno già programmato, che anche Maurizio Bianchini mi stava dicendo ora, un concerto che verrà fatto in Piazza San Giovanni eccetera, la città di Siena possa sempre più spesso avere la possibilità di sentire il corpo bandistico per riallacciarsi a quelle nostre tradizioni. Un tempo c'era il chiosco della musica, la Rizza, dove suonavano due o tre volte a settimana, suonavano all'interno delle logge di Piazza Indipendenza, e anche d'inverno, pensate, la banda era al coperto, la gente fuori stava a prendere l'acqua ma sentiva la musica e gradiva questo genere di musica. Per cui mi auguro che grazie alla bravura, alla disponibilità di queste persone, Siena possa riprendere anche questa tradizione che ultimamente, nonostante la loro bravura, è stata un pochettino sottovalutata. Grazie all'Unione Bandistica Senese, Banda Città del Palio, Azione Maestro, la solita di banda. Lascia al suo passo marziale che tanta allegria dà anche soltanto al ritmo del tamburo. Andiamo avanti, presento un personaggio ormai un abituale amico della Diana, poliedrico, estronico, a volte provocatorio, sa fare un po' di tutto, però siccome gli altri anni ormai l'ho già presentato, magnificato e tutto, non dico più niente. Francesco Burroni. Il Francesco Burroni stasera ci regalerà 5 o 6 filastrocche ispirata agli animali delle contrade, e accompagnato sarà un'altra abituale protagonista dei nostri spettacoli, Silvia Golini. Anche di Silvia ormai abbiamo detto tutto, anche perché per esempio Silvia fa parte della banda. Ora, siccome stasera voleva fare la solista, allora ha lasciato perdere, non si è messa in divisa a suonare, però fa parte anche della banda. E stasera con il suo clarino accompagnerà, e poi vedrete che c'è un interscambio fra questi artisti che dimostra la grande modestia che hanno, perché spesso si mettono al servizio degli altri quando hanno delle capacità professionali talmente forti e grandi che potrebbero pretendere di essere sempre solisti. E allora Francesco Burroni e Silvia Golini con il suo clarino. Luca, ti ha sempre detto tutta la mia biografia, ma non hai detto una cosa importante, adesso bisogna dire, io ho suonato anche nella banda per 2 anni, e Mario Neri è stato il mio maestro di oboe e anche del direttore della banda. Il maestro Neri, vuol dire un ricordo simpatico del maestro Neri, questa è una persona molto simpatica, ma è un po' burbero e a volte anche un po' manesco, specialmente nella classe di solfeggio. Normalmente prima di ogni lezione c'era sempre una coda di genitori e si lamentavano perché qualche allievo aveva preso qualche ceffone. E mi ricordo che stavolta un allievo, ognuno andava alla cattedra e faceva questo solfeggio e lui giudicava. E questo solfeggio, questo allievo cominciava con una pausa ad un ottavo, che solfeggiando si dice un, e poi c'era un la e un sol. Ma siccome questo lo sapeva bene, tentennava, faceva un la so, no, un la sai, pum, c'è il fondo, lo manda a casa, da posto. Va bene. E qui invece stasera parliamo degli animali delle contrade, perché non a caso voi pensate alle origini degli animali delle contrade. Sì, ci sono tante teorie, tante cose, ma c'è qualcosa di più profondo, perché gli animali delle contrade sono dei totem, dei simboli, quindi ci insegnano qualcosa. Ci insegnano qualcosa perché l'uomo ha sempre preso negli animali dei simboli di se stesso, no? Si dice furbo come una volpe, lento come una lumaca, eccetera, eccetera, no? Oppure pensate in amore, quando si dice quei due si amano come due piccioncini, no? C'è un amore di adolescenti, delicati, eccetera, eccetera. Oppure, che ne so, quei due, un amore passionale, come due leoni, si strappano i capelli, cioè, capito? Quindi chi qui non ha molti capelli sappia che sono uomini che hanno molto amato nella vita. Ma se per esempio prendiamo un esempio, ecco, prendiamo il nicchio, ora nessuno si offenda perché poi c'è una speranza per tutti. Se pensiamo che quale immagine di amore travolgente può dare un nicchio a una nicchia?
Avete mai visto un nicchio che fa l'amore a una nicchia? Avete mai visto i vicini attaccati? No, come si riproduce il nicchio e la nicchia? Come fanno? Non si toccano mai, stanno insieme solo quando le comprate al supermercato, le mettete tutti insieme nella busta. Se pensiamo a un nicchio e una nicchia, quale amore ci può essere tra quel genere? Un amore è l'idea di un amore piatto, un amore banale, come se lo dovessimo disegnare come una linea retta che va da A a B. E se pensiamo a un amore piatto fra due esseri umani, a un triangolo A, B, C, dove A e B è il divano e C è il televisore. E questa è la storia del nicchio, però c'è sempre un riscatto. Prego, maestro. Il nicchio ama la nicchia, ma l'ama pochino o parecchio, diciamo la nicchia. Ognuno vivacchia rannicchiato nella sua nicchia, non si vedono gli occhi, nemmeno gli orecchi, nemmeno lo spicchio. Men che meno qualcuno si sfiora i ginocchi, non c'è niente, infatti, che intacchi quella vita da poveri all'occhio, che ne so, una corsa coi sacchi, un torneo di scacchi, in Cecoslovacchia, ma che ognuno sia micchia, ridicchia, ridacchia, ma non pare sia proprio una pacchia. Così che alla fine la nicchia se n'è andata, ma non per il picchio, ma perché si vedeva un po' fiacca, sentiva la storia un po' vecchia. Se n'è andata con un canolicchio, un mollusco della stessa parrocchia, e ora vive una carapecchia nei fondali di Civitavecchia, ma è felice perché il canolicchio la manda in solluco, l'ha promesso un gelato al pistacchio, un bricidino di lamporecchio, l'ha portata a Verona a vedere il Nabucco, e presto ci avranno senz'altro un marmocchio. Nel frattempo chissà che fa il nicchio. C'è chi l'ha visto al ristorante da cieco a Comacchio, a fangiucco con un gran pezzo di gnocca di nicchia. Se invece ora per par condicio facciamo il montone, invece il montone dà tutta un'altra idea di immagine amorosa, diciamo, no? Il montone è quello di tutto. Pensate, quando assediamo nei castelli, le città, alla fine poi c'era l'ultimo atto era sfondare la porta, con tutta una simbologia fallica, eccetera, però ci mettevano una testa d'ariete in cima, cioè proprio come dire, questo è più duro di questo, non c'è niente. E così il montone è ruento nell'amore, è ruento, ma c'è qualcosa comunque, anche l'amante più focoso e più ruento che lo rende fragile, leggero. Che cos'è? La femmina. E così anche il montone si incontra la femmina. Prego, maestro. Il montone è un testardo testone, perché in qualsiasi discussione vale sempre ragione, se no quel bestione ti villa testata la porta al portone e ci sta che le buschi di santa ragione. Ma se una pecorella o un montone si pone e propone davanti al montone con fare marmucchione, il mantenente si smonta il montone, fa il giugiolone lo zuzzerellone, si butta per terra strisciando, strusciando il gruppone, miagola come un gatto mammone. Se che come va? Belloccio, bellino, bellone, dice la bella lanosa al montone, e il montone per l'esitazione balbetta con emozione, benone. Finale. E mentre il tramonto s'ammanta del rosso amaranto del sole morente e di qualche frammento arancione, brama fremante e tremente il montone, stremato da strenua e sfrenata passione, senza apparente e coerente motivazione, perché l'amore è senza ragione, ma ha sempre ragione, dice il montone. Questa invece è dedicata a un inno alla convivenza, perché la convivenza può essere difficile anche tra marito e moglie, può essere difficile, ma pensate ai poveri studenti universitari a volte che stanno in queste case abbandonate da tutti, non restaurate nel centro, affittate a 3, 4, 5 studenti, che hanno questi frigoriferi poverini che saranno dell'anno 1000, dove c'è stato un pasticcini dove il proprietario ci ha fatto la prima comunione e loro si... Sono delle cose tristissime. Poi c'è quelli lì che, per esempio, fanno studenti universitari, c'è chi studia filosofia e c'è quello magari che studia il trombone a Senogezzo, nella banda, al Bombardino. Cioè, pensate alla difficoltà di queste convivenze. Oppure c'è gente che si droga, gente che si fa le canne, o quelli che si bucano. E voi dite quelli che si bucano sono l'ultimo gradino dell'umanità? No! Sono peggio di questi, ci sono quelli che fanno i buchi come l'unicorno
Io ho vissuto 5 anni con un unicorno in casa e vi assicuro che è stato davvero difficile. Prego, maestro. L'unicorno con quel corno buca tutto quel che trova intorno. L'altro giorno, ritorno a mezzogiorno, nella mia casa, sul mare, sul porto a Livorno, trova buca dovunque d'intorno, nel coperchio del forno, nell'affresco del buon governo che c'ho nel soggiorno. Ma bucato perfino di cui dico filmini porno, creando un poco frastorno dei vicini d'intorno. La convivenza con l'unicorno è l'inferno! O unicorno, ma perché non ritorni a terni fra i tuoi unicorni e le tue unicorne, tra caprioli e le starne, come scrisse il pascolo in un suo quaderno? O cavallino, cavallino storno, col corno, ma perché non ti levi di turno? Dico sempre così, ma poi a volte ritorno a mezzogiorno nella mia casa, sul mare, sul porto a Livorno. Ho preparato una pasta al forno, un petto di pollo col contorno, insomma se 5 anni, 6 mesi, un giorno, sto sempre di casa a Livorno. Io e l'unicorno. Ora abbiamo un'altra coppia di rivali, Torre Oca, essendo io una persona che pago a realtà vicino. Se ne è venuto a male, stavo per cantare Vedate la Torre, lei se ne è venuto a male, vediamo che succede. No, vabbè, andiamo. Essendo una persona molto democratica, come non sta andando, non si fa senza il maestro. E che ha sbagliato Jack? Ha sbagliato Jack, il maestro ha sbagliato pure. Ah no, un altro Jack. Essendo una persona molto democratica, molto pure essendo dell'Oca, partirò con la canzone dedicata alla torre, cioè all'elefante in particolare. Questo bestione enorme, questo bestione che si crede di essere chissà chi, ma poi anche lui si redime, tutti si redimano questi animali da entrare, perché tutti ci insegnano qualcosa di positivo. Una canzone per bambini, diciamo. E pa 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 pa. L'elefante è un signore elegante, dalla mole possente, lo sguardo scostante e un po' indifferente, perché a lui della gente l'importa pochino, ma forse anche niente. Pa 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 pa. Finché una giornata frattante un topolino dall'aria intrigante e un po' irriverente gli fa presente che non conta niente la mole possente, il fare elegante, lo sguardo costante, ma che è più importante quel che si è e quel che si sente internamente, e che in fondo la gente un fa schifo per niente. Pa 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 pa. Fu così che il signore elegante, dall'amore imponente, lo sguardo possente, si mise a scherzare con la gente, trovò che la cosa era assai divertente. Pa 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 pa. Qui finisce sta storia intrigante, con l'elefante che fa grazie tante. Il topino risponde, di niente. E quindi adesso facciamo l'Oca. E l'Oca invece è con inno alla convivenza. Fin da ragazzi, a volte i bambini giocano, si gioca, ora chi ci gioca, non so che giocano, oggi non si gioca, si gioca a figurine, si gioca a nascondino, no, si gioca qui, no, si gioca a palle prigioniere, no, si gioca. Ed è così anche tra gli animali. E l'Oca e il geco raccontano come si potrebbero risolvere tutte le controversie politiche internazionali, eccetera, eccetera. Si può trovare degli accordi. In un gelido giorno di giugno, gioca all'oca raggiante giuliva, quando agile già raggiunge un giovane geco. Si gioca fa l'oca, che gioco si gioca fa geco? Ma allora gioca il gioco dell'oca fa l'oca, già, ma non piace sto gioco, così vince l'oca fa geco. Allora che gioco si gioca fa l'oca, perché non si gioca il gioco del geco fa geco, già, ma così vince l'oca fa geco. Allora che gioco si gioca, gioca del geco, no, il gioco dell'oca, gioca del geco, gioca dell'oca, gioca del geco. Dopo giorni di lungaggio, di gnignole e gnagnole e lunghi discorsi che girano intorno, siamo già nel mese di luglio, l'Oca e il geco ha raggiunto un accordo sul gioco, inventando il gioco del geoca, che è un insieme del gioco del geco, del gioco dell'oca, dopo un po' vince il geco, un po' vince l'oca, così che siano vincenti o che siano perdenti, l'Oca e il geco e i loro parenti vivano tutti felici e contenti. È così, è così. L'ultima contrada dedicata al maestro Cercherini, da qualche parte, non so,
la sua pantera. Ora qui la morale di questa storia è molto, 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 molto veloce. La pantera è un animale molto libero, non è fissata, non è fedelissima, insomma, uno come si può anche tradire, ma però va fatto con garbo, soprattutto non bisogna lasciare tracce, bisogna fare le cose pulite. Intanto poi mi sono domandato, chiaramente in questa pantera c'è anche il maschio, perché gli animali che si chiamano al femminile, la pantera, sarà anche il pantero, come si produce la pantera, sarà il maschio. E quindi la storia della pantera. La pantera nera, incazzata nera, perché tornando a casa ieri sera alle 10 di sera il pantero non c'era. E chissà mai dov'era. Intanto d'intorno si spande una cupa atmosfera. Non sarà mica in quella balera, sulla scogliera dove si balla il tango, la polca e la balera. Oddio, forse si è perso nella brughiera. Succede con la nebbia di sera, un sarmica in galera, a volte non rubano meno la pera. Forse ha perso la coincidenza con la corriera che va da Matera a Porto Marghera, con scalo intermedia a Pontedera. Dirò una preghiera a Santa Severa, protettrice della corriera, e metterò un annuncio sul Corriere di Siena e Corriere della Sera. Ma verso le 10:30 di sera si sente la tiritera di un ubriaco che canta trallallera, trallallera. E così con la faccia di cera, come se niente fosse successo davvero, ecco spuntare il pantero. Ah, buonasera, fa la pantera nera, sempre comunque più incazzata nera. Si era in te, tornava a primavera. E chi è quella roba nera che tesce e ti penso dalla pancera? Sorpreso sul fatto, il pantero balbetta con far mezzognero. E quella roba nera che mesce mi penso dalla pantera è una bottiglia di vecchia romagna etichetta nera. No, è un meteorite caduto dalla ionosfera. No, anzi, no, guarda, è una poesia di così, vado ed è subito sera. Sarà bello e peloso il pantero, ma però non è per niente sincero. Se la mia bestia nera fa la pantera nera, sempre anche più incazzata nera, quella roba nera che desce e ti pensa dalla pancera è una giarrettiera che aveva raccattato stasera da qualche altra pantera, brutta megera. Ma il pantero nega tutto, anche il vero, più vero del vero, ma che giarrettiera, quello è un fumo di una ciminiera, è un binario di una rotaia che maliera, è il plastico di una villetta a schiera, non continuerebbe tutta la sera a dire cazzate, il maschio della pantera, è il caricatore di una mitragliera, è una matita a sfera, con la penna a sfera, no, e forse no, guarda, è la febbre del sabato sera, no, ma sì, vaffanculo, è la tua pantera, è la tua giarrettiera, io vado a letto, buonasera. No, guarda, comunque non è una giardettiera, no, guarda, quella è un cane nella brughiera, è un lampo della bufera, no, anzi, allora di Santa Severa, con scalo intermedio, anzi, parte da Pontedera, no, vado a Pontedera, vado a Marca Mera, comunque non è una giardettiera, una foto di Siena com'era, è una foto del Cicorini com'era una sera, una volta da sera, non è una giardettiera. Finiamo il mio breve video. Questa è dedicata all'animale principe di Siena, il nostro palio, il cavallo. Il cavallo è un animale molto godurioso. Lo sa bene chi crea momenti di accoppiamento per i cavalli e poi dopo è un problema a farli finire i cavalli. E questo è molto breve, ma ci insegna tutto sulla sessualità del cavallo. Il cavallo fa diverso la cavalla chiusa a chiave nella stalla, un cerverzo di cavallo, della cavalla e della stalla. Fine. Ma ancora più breve è quella dedicata al bue, quello che tira il carroccio. È solo e triste il bue, perché c'ha la bua. Ma se c'ha la bua, allora sono due. Furbo sto bue. Però qui ho voluto sintetizzare ancora, perché questa è una poesia, fa parte della corrente dell'ermetismo pigro, cioè di sintetizzare al massimo. Quindi in questa poesia ho doppiato solo una consonante, la M. E il titolo è, poi lo so, sono bambini, se si può dire, insomma, orgasmo insoddisfacente di un bue di razza chianina in un giorno d'agosto. Concentratevi perché è molto breve e va capito al volo. Questo è molto, molto
si integra. Bene, per finire, questa non c'entra, non è un animale della contrada, a meno che non nasca un'altra contrada e non lo voglia, ma è dedicata alla nostra bella lingua senese. Io quando vado a giro in Italia mi dicono, toscani, voi la, ma tanto il toscano si capisce. Allora ho scritto una filastrocca che si capisce solo a Siena in Toscana. Provate anche ieri, c'era dei romani, la cortona, i romani toccavano rispiegargliela tutta, ma voi la capirete al volo sicuramente. Questa filastrocca parla di un tema molto importante, parla dell'indifferenza. Pensate, l'indifferenza è peggio dell'odio, perché l'odio in qualche modo c'è un rapporto, una considerazione dell'altro. Nell'indifferenza l'altro è come se non esistesse, l'altro si sente annullato, è terribile. Così che io sono andato in Africa, in uno zoo che era mezzo, stava mezzo morendo, ho preso questo macaco, queste scimmiettine brutte col culo tutto rosso, le viste potete commentare, e l'ho portata qui a casa. Ma a casa, mentre il canino mi dà soddisfazione, il gatto, anche gli uccellini, il macaco, cioè, mangia, beve, fa i suoi bisogni, nemmeno se fosse in casa, è proprio ingrato, ingrato. Ecco, questa poesia in lingua italiana, non avrebbe grande, perché in fondo in lingua italiana farebbe così: il macaco a me non mi considera affatto, non mi considera mai. Sentite invece come suona bene la nostra bella favella senese. Il macaco a me un mia, un mia, ma che ti vuoi che mi macaco, calma, calma, insomma, mio mia, ma poco, ma che calma, lo so io il calma, la sua mia, è tutto un casino lì nella mamma, macchina mia, si che, ma che vuoi, macaco, la mamma mia, il macaco, la mia mia mia, si che macaco, ma mia mia, oh mamma, ma ti la tua mamma, hai tutti i tuoi macchini, la tua mia, ma va calma, va. Grazie, Silvia Colini. Francesco Bolloni, grazie. Francesco Bolloni, il suo macaco. Si resta, perché come abbiamo detto ci sono una serie di scambi, di personaggi che si mettono a disposizione degli altri. E allora sarebbe il momento delle tre miss, che però quest'anno sono due miss, perché Sara Ceccarelli e il suo flauto ci hanno temporaneamente abbandonato per fare la mamma quest'estate, e credo che questa licenza possiamo concederla. Allora, l'altra miss è... Lei per favore rientri al suo posto. Grazie. Allora, l'altra miss è Marta Marini. Ora, che tu sia una miss mi sembra un po' strano, no? Marta Marini, grande mandolinista, grande musicista che ormai conoscete tutti, direttrice anche del coro Arlecchino che negli anni scorsi ci ha lietato e che quest'anno per i motivi appunto causa Covid non sono riusciti ad provare come avrebbero dovuto, perché sono molto bravi e quando si impegnano devono rendere per quello che sono. E allora insieme alle due miss, che appunto sono il termine, partirono, si chiamavano Triple e Trappole se non erro, e ora siete due miss, ora è il momento dove è andato, se non si è offeso, di Antonio Tasso che voleva entrare a fare miss. Antonio, non esageriamo, si è fatto di peggio, sì, ma insomma non esageriamo. Allora, le due nostre musiciste accompagneranno Antonio Tasso, che poi si esibirà con gli amici del Laboratorio del Sonetto, sulla base di un pezzo musicale composto appositamente dal maestro Baldesi, che abbiamo conosciuto di anzi come maestro della banda. E Antonio ci leggerà alcune piccole novelle senesi su cani e gatti. Perché senese? Perché sono state scritte da Ciro Marzocchi nel 1879 e ce ne sono ben 130 conservate nel Museo delle Tradizioni Popolari a Roma, recentemente riscoperte da Florio Carnesecchi. Fra l'altro c'è anche un bel libro edito da Betti che ne riporta una trentina, è uscito l'anno scorso, e sono storie di animali non umani che quasi sempre sono molto migliori. Non dovremmo usare questo rafforzativo in italiano, ma credo che serva per dare l'idea, molto migliori di tanti animali umani che purtroppo noi tutti conosciamo e con cui dobbiamo avere a che fare quotidianamente. E quindi ecco Antonio Tasso nelle novelle su cani e gatti. Thank you.
avrà osservato che i gatti, appena presa la roba in bocca, la scuotano prima di mangiarla. È una cosa che basta dell'occhio per vederla. Ecco da che dipende. Dipende che i gatti hanno paura che dentro il boccone ci sia un sonaglio. Dovete sapere che nei tempi antichi c'era una donna che aveva in casa un esercito di cani e di gatti. Una sera si preparò la cena, poi andò a teatro. Tornata a casa, va per mangiare e la cena era sparita. Chiama cani e gatti e domanda: chi è stato, signorini, che mi ha ripulito la cena? Io no, io neppure. Insomma, non era stato nessuno. Quella donna, che non era cattiva, ci passò sopra, ma decise di scoprire chi era il ladro per dargli una tal lezione da cavargli la voglia di tornare da capo. Perciò una sera preparò un bel tegame di polpette e dentro ogni polpetta ci mise un sonaglio. Poi ripose il tegame al solito posto e andò fuori. Appena uscita, i gatti al solito vanno là e fanno ripulisti delle polpette, ingollando anche sonagli. Tornata la padrona, va a vedere e trova il tegame vuoto. Chiama cani e gatti e domanda: voglio sapere chi ha rubato la cena. Io no, io nemmeno. Insomma, chi è stato lo confessi, perché se no va a finir male. Tutti dissero di no. O badiamo se fa la tonda ci si capisce, disse la donna, e prese un bastone. A quella vista cani e gatti cominciarono a correre e saltare, e i sonaglioli che i gatti avevano ingollato insieme alle polpette principiarono a suonare. Bastò alla padrona per conoscere i veri colpevoli e amministrar loro una bastonatura numero uno. Da allora in poi i gatti, prima di mangiare una cosa, la scuotono per paura che ci siano i sonaglioli dentro. Usarsi il sedere appena si incontra, ma anch'essa c'ha la sua ragione. Anticamente il re degli animali invitò a pranzo tutti i cani, preparò loro un bel quarto d'agnello arrosto, ma quando andò per metterlo in tavola l'agnello era scomparso. Nessuno era stato, ma siccome l'agnello da sé non poteva essersi mangiato, il re degli animali si piccò di scoprire i colpevoli e di castigarli proprio a dovere della loro mancanza di rispetto e della loro ladreria. Perciò li rinvitò a pranzo e preparò un bel quarto d'agnello, ma dentro ci mise delle erbe odorose, in modo che, annusando la bocca a tutti, si potesse riconoscere subito il ladro. Giunto al momento di servire l'arrosto, il quarto al solito era sparito, senza che nessuno l'avesse mangiato. Il re, senza far tanti discorsi, prese un manico di granata e si presentò sull'uscio della sala da pranzo gridando: ora vi bastonerò tutti i pezzi di ladri ignoranti, così imparerete a mancare di rispetto. A quella vista i cani, impauriti, saltarono tutti dalla finestra, che era aperta e bassa, e via di carriera. Il giorno dopo però, vergognandosi di passare tutti per ladri, decisero di scoprire il colpevole e bandirlo dalla loro società. Ma siccome dalla bocca ormai era tardi, gli restò che di annusarsi il sedere, ma pare che il colpevole non sia stato ancora scoperto, perché i cani ancora oggi, quando si incontrano, si annusano sempre. Allora, una delle miss deve restare però, Marta, ritorna, perché noi siamo rimasti confusi dalla storia dei cani che si annusavano al sedere,
e abbiamo perso un colpo, abbiamo fatto scappare Marta, perché Marta ora accompagnerà sia con la chitarra, col mandolino, anzi scusami, sia con la voce, un artista che per noi ormai è diventata una beniamina delle nostre serate, Lisetta Luchini. Lisetta ormai ha conquistato il cuore di noi senesi, anche se parla un'altra lingua. Se va, vai, vai, tanto io chiacchiero. Quel dialetto fiorentino che sarà bello, divertente, ma un po' più becero rispetto al nostro leggiadro musicale idioma. Però è talmente brava, è talmente musicale, è talmente una ricercatrice di alto livello che veramente credo che l'affetto che ha conquistato gli senesi sia più che ragionato e più che apprezzabile. E Marta, che si presta ancora una volta a fare da accompagnatrice, però che canterà anche a due voci alcune canzoni. E in questo clima di ritrovata armonia fra tutte le città per uscire da questa crisi, avete visto anche gli accordi che vengono fatti fra le nostre città d'arte, Siena, Firenze, Perugia, eccetera, abbiamo scelto una serie di brani che hanno in comune la Toscana, proprio per vedere se tutti insieme uniti riusciamo a superare questo difficilissimo momento anche economico. Vi leggo direttamente i pezzi che esibiranno Lisetta accompagnata da Marta. Il primo è Il canto dei coscritti del 1808, la partenza per la guerra, la campagna di Russia, sì, sotto Napoleone Bonaparte, scritto dal cantastorie pistoiese Anton Francesco Menchi. Poi, Quando lo pecoraro va in Maremma, e noi in Maremma ci andiamo spesso, anche se poi a Follonica non ci vogliono tanto bene, ma noi li ignoriamo completamente. Avessimo tempo ci sarebbe un rap del maestro Baldi di risposta e vedremo se poi lo possiamo fare, un Torrioli, vabbè, ma poi lo leggi, vediamo. Poi c'è Toscana mia di Paolo Biancalani, che per me è veramente una canzone molto bella, che io ho chiesto esplicitamente a Lisetta. E poi Donne c'è l'ortolano, una canzone non molto nota del grande panorama di Edoardo Spadaro, che è veramente un grande della musica italiana, che però è a ritmo, è bellissimo. Lisetta Luchini e Marta Marini. Così ci si vede un attimino. Allora, il canto dei coscritti. Partire partirò, partir bisogna, dove comanderà nostro sovrano, chi prenderà la strada di Bologna e chi andrà a Parigi e chi a Milano. Ah, che partenza amara, Gigia mia cara, Gigia mia bella, di me non avrai più forse novella. Ah, che partenza amara, Gigia mia cara, Gigia mia bella, di me non avrai più forse novella. Se il nostro imperator ce lo comanda, ci batteremo e finiremo la vita al rullo dei tamburi, a suon di banda, faremo del mondo l'ultima partita. Ah, che partenza amara, Gigia mia cara, Gigia mia bella, di me non avrai più forse novella. Partenza amara, Gigia mia cara, Gigia mia bella, di me non avrai più forse novella. Di Francia e di Germania son venuti a prenderci per forza militare, però allor quando ci sarò battuti, tutti mia cara speran di tornare. Ah, che partenza amara, Gigia mia cara, Gigia mia bella,
non avrà più forse novella. Ah, che partenza amara, Gigia mia cara, Gigia mia bella, di me non avrà più forse novella. Va bene così, perché noi bisogna un po' guardarci un pochino. Allora, invece, questa canzone è un canto di transumanza, parla di questo, di questa lunghissima tradizione che ormai non esiste più, perché prima si camminava a piedi. È una ninna nanna dolcissima. Quando lo pecoraro va in maremma. Quando lo pecorò, io vai in maremma, gli sembra d'esser giudice notaio, la coda della degli anni, io credo 70, scritta da Paolo Biancalani, che era il leader dei Maledetti Toscani, una grande orchestra da ballo, ma non solo, anche da attrazione, aveva due o tre cantanti, e Paolo Biancalani era il leader. Grazie. La leggo perché non è una canzone che faccio spesso, è una cosa un pochino per amatori, diciamo così, e giustamente Luca l'ha beccata in mezzo alle cose che ho registrato tanti anni fa,
perché Paolo Biancalani l'ho messo, perché io ho suonato tanti anni con lui e con un altro signore, si chiamava Ferraro Cianchi, sono stati un po' i miei maestri in questo mestiere difficile che è la cantante. Allora, Toscana mia. Il sole splende generosamente sulla fertile verde mia campagna. La neve cade fitta e dolcemente per vestire di bianco la montagna. Il mare di un colore fiordaliso si infrange sullo scoglio e sulla riva. La luna strizza l'occhio ed un sorriso regala come fosse una gran diva. La pioggia canta allegra una canzone. Per noi quest'acqua è una benedizione. Fioriscono le rose, gialle son le ginestre sulle note di questa mia canzone. È il cuore mio che canta, gioia per la mia terra, terra felice, terra di Toscana. Si rincorrono sui prati giocando con Pinocchio a nascondino. Boccaccio fuggia via dagli appestati e pensa a Buffalmacco e a Calandrino. Arde Cecco Angiolieri con piacere e spenge il fuoco con le donne altrui. Francesco mette il cuor nel canzoniere per Laura che però non pensa a lui. Toscana mia, tu no, non hai sorelle. Amor che muove il sole e le altre stelle. Fioriscono le rose, gialle son le ginestre sulle note di questa mia canzone. Felice terra di Toscana, e canto a squarciacuore perché ti voglio bene. Toscana mia bellissima, sei tu, ti sento nelle vene, tu sei nella mia mente. Terra di Toscana. Questa canzone è così bella anche grazie al mandolino di Marta Marino. Benissimo. E ora non ho bisogno di leggere perché canto un pezzo di Edoardo Spadaro che io e Marta fra l'altro facciamo spessissimo in uno spettacolo che si intitola La veglia sull'aia. Poi magari me lo dimentico, Marta suggerisci, vai. Allora, Donne c'è l'ortolano, un brano che parla del mercato, il mercato che esiste sempre, Siena c'ha un grandissimo mercato, il mercoledì si sa,
Però sono spariti i chiami dei venditori che chiamavano la gente a comprare la loro mercanzia. Questa canzone parla di questi venditori, dei chiami del mercato. Tanti compositori di casa pur di fuori lancian per ogni sito blues e foxtrot, ogni ballo preferito. Si dice che portento, che bella musichina, però se tu sta attento per le strade ogni mattina, i venditori in coro vanno alla merce loro. E donne c'è l'ortolano, come la seta a fagioli, io lo doppio e le granate belle chi le vuole. A rotin, sempre carda, sempre a bollore, c'ho la trippa io e ve la levo, gli hai grido del rivenditore, gli hai canto e ogni mattina metti buon umore. La sora Girda s'alza, dice mi sento male, non anderò in mercato, non me la sento, scusami Pasquale. Pasquale già s'arrabbia, dice come faremo, dimmi per far la spesa, come al fin rimedieremo. Ecco che dal di fuori sodono i venditori. E c'è l'ortolano come la seta a fagioli, io l'ho troppe le granate belle chi le vuole. Oh rotin, sempre carda, sempre a bollore, c'ho la trippa io e ve le levo, gli hai grido del rivenditore, gli hai canto e ogni mattina metti buon umore, gli hai canto e ogni mattina metti buon umore. E donne c'è l'ortolano. Lisetta Rubini e Marta Marini. Grazie, grazie a Marta, grazie a Luca, grazie a tutti gli amici della Diana che tutti gli anni ci ospitano, grazie. Meritano veramente un applauso, con loro sono veramente brave, brave, brave. Grazie. Marta e Lisetta. E ora passiamo a un altro protagonista, fisso del nostro spettacolo. Io lo ripeto sempre, ogni anno non si fa lo spettacolo, prima telefono a lui, dico, Franco ci sei questa data? Se Franco dice, c'è, tocca a te, è lui detto Girelli, io vado di là. Se dice, sì, sì, ci sono, se no si rinvia. E allora ora si sta sistemando perché si era distratta, non sapeva che toccava a lui, e farà un paio di canzoni. Ma quella di Folloni, anzi, potrebbe far fuori busta? No, ma te la ricordi però? No. Allora, aveva scritto una risposta veramente bellina, 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 molto fine fra l'altro ai sì, nostri amici. Raffinata. Molto raffinata, molto raffinata. Si vergogna ora, ma è veramente carina e raffinata. Da quanto era raffinata, era stata carpita da Siena TV, però non è stata ritrasmessa, non so, censurata. Se qualche problema. No, ma invece non è vero, io l'ho sentita, è molto carina. Ora fa il modesto e va bene. No, chiedeva a quelli del gruppo che suonavano sul tetto di continuare a suonare sul tetto, e tanto prima o poi il temporale arriva. Va bene, allora stasera Franco ci fa sentire due canzoni. Una è L'Elisir Gran Paradiso, è una canzone degli anni 40 che pubblicizzava i liquori Pacini. Ora, chi ha qualche annetto di più si ricorderà il latte di gallina, quella bottiglia bianca con la gallina sopra, che era un simil Bob, ma non era un Bob. Ma erano liquori soprattutto finti, erano nati per motivi economici, perché erano imitazioni anche di liquori veri, esatto. Quindi c'era il cognac a tre stelle,
prendi 3 stelle, 4 stelle e anche 5 stelle. E la ditta Pacini era una delle più importanti, era in via Lavur, ecco. E aveva appunto dei punti di forza, l'amaro del cacciatore, appunto il latte di gallina, la china Pacini che era identica alla china normale, identica nella bottiglia, perché sì, copiavano spari pari tutte quelle. E anche il caffè Borghetti, il caffè Sport, c'era di tutto, con la bottiglia molto simile. E eravamo appena usciti dalla guerra, dove il cognac si chiamava Zente, perché non poteva chiamarsi cognac perché era una parola straniera. Fra l'altro a Siena abbiamo Orlando Papei che ha una collezione di bottiglie meravigliosa, se qualche volta vi capita andate anche su internet, sono veramente belle. E l'altra è l'alfabeto delle contrade, una canzone che ha scritto Franco e che usa quando va nelle scuole in quella lodevolissima iniziativa degli amici del Palio per insegnare ai bambini un po' delle nostre tradizioni. Franco Baldi. Questo pezzo l'ha scritto Sergio Ala, che era un maestro di musica, un maestro di orchestra bolognese, quindi ci sentirete tutta Romagna mia nello stile, però parla di Siena. Oh forestiero, ti devi fermare in questa Siena d'incanto, ci sono due cose che non puoi scordare se tu le guardi soltanto. Tutte le bimbe di Siena, proprio per dirlo con vena, hanno qualcosa che accende il tuo cuore, come quel tal liquore. Oh Senesina, l'elisire gran paradiso, è come il tuo sorriso che incanta tutti i cuori. Oh Senesina, se vuoi far felice anche me, dammi un bacinci di bim 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 e un bicchierinci di bim 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 bim, questo è quello che voglio da te. Solo Pacini poteva creare un delizioso liquore che si potesse bambina uguagliare altro profumo d'amore. Tu che ogni dillo puoi bere, forse tu sol puoi sapere che un bicchierino nel cuor porterà tanta felicità. Oh Senesina, elixire gran paradiso, è come il tuo sorriso che incanta tutti i cuori. Oh Senesina, far felice anche me, dammi un bacinci di bim 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 e un bicchierinci di bim 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 bim, questo è quello, questo è quello, questo è quello che voglio da te. Ecco le dita paradiso, si cambia articolo, ovviamente qui ci sono i bambini più piccoli. L'alfabeto delle contrade, che è un pezzo che prima che succedesse tutto questo patatrac si portava nelle scuole anche con gli amici del Palio e i bambini la imparavano a memoria le contrade in ordine alfabetico. Si partiva con dire che la maestra non sa le contrade in ordine alfabetico e allora tutte si, però la maestra l'aveva imparate cantando questa canzone. Piazza del Campo sei la più bella del mondo e le contrade a cavallo ci fanno giro tondo. Piazza del Campo di notte sei ancora più bella, brilla per ogni contrada nel cielo una stella. Cittini venite, venite a vedere tutti i colori delle bandiere e l'alfabeto li imparerà chi le contrade nell'ordine dirà. Aquila, bruco, chiocciola con la civetta, corrone dal bandierin, la vittoria le aspetta. Drago e giraffa con istrice insieme lo corrono, alla conchiglia
sul tufo della pannito. Or no, cittini, venite, venite a vedere tutti i colori delle bandiere. L'alfabeto li imparerà chi le contrade dell'ordine dà. La lupa e il nicchio, l'oca con l'onda e pantera, corrono, corrono, l'uno di vincere spera. Selva, tartuca, torre, val di montone, vogliono il palio portare nel loro rio. Cittini, venite, venite a vedere tutti i colori delle bandiere, e l'alfabeto li imparerà chi le contrade nell'ordine dirà, chi le contrade nell'ordine dirà. Franco Baldi. Franco potrebbe stare tutta la sera a cantare le sue canzoni, anche se a volte le scrive le musiche, poi se ne scorda quando si va a volte insieme, dice, questo non mi ricordo, l'ha scritta lui, ha fatto tutto lui. Se ora per caso andando là, magari vedo una birrina, ti viene in mente Forlonica, sì, pensaci un po'. Allora, dopo tante belle voci, un'altra bella voce che però non canta, è la nostra ormai affezionata Paola Lombardi, che dall'inizio dei nostri spettacoli è sempre stata presente, ci ha sempre scelto dei brani molto belli, e stasera, vieni Paola, hai scelto un brano di Ezio Felici, sbaglio? Ezio Felici lo conosciamo tutti, grande poeta, scrittore, giornalista, grandissimo senese, ha fatto addirittura il mossiere in un momento in cui non riuscivamo a trovare nessuno disponibile a salire sul Verrocchio, venne anche contestato, ma lo fece proprio per l'amore della città. E Paola stasera ha scelto tre pezzi. Allora verso l'una e mezza, preparatevi, no, sono brevi. Paola Lombardi, Ezio Felici. Spendo due parole prima di leggerli, proprio perché rileggendo queste liriche mi sono soffermata su due titoli, anzi dicevo tre, facenti parte della raccolta La poesia del dolore. I primi due sono La piazza desolata e La piazza festante, e Felici li compose, la prima mentre perdurava la prima guerra mondiale e la seconda invece a pace avvenuta, o come dice lui, a guerra finita, che se ci pensate è un pochino diverso. E questo quando lo compose, quando dopo 4 anni di interruzione, speriamo per noi non sia così, si riprese la tradizione del palio. Capirete che mi è subito nato in cuore una sorta di paragone con la situazione che c'è adesso. La terza poesia invece si titola La vendemmia, e Felici la compose pochi giorni prima di partire per il servizio militare, ed è un efficace affresco sulle conseguenze immediate di una qualsiasi guerra. Sentirete poi. Delle tre ne leggerò due, La vendemmia e La piazza desolata, perché per scaramanzia La piazza festante la lascio a quando si potrà pensare al palio. Concluderò, posso dirlo in bellezza per lui, non per merito mio, con la poesia Santa Maria dei Servi. È una descrizione molto bella della basilica, io sono del Nicchio, quindi apprezzata. La basilica, i suoi dintorni, e poi scivolando con lo sguardo verso la parte di Siena di Rimpettaia, descrive quanto vede. Mi permetto di portarvi il saluto di Daniele Sasson, che avrebbe voluto essere presente, ma per motivi un po' seri non è potuto essere con noi. Allora, La vendemmia. La vite fu sì piena di grappoli che si aumentò più tini alla bisogna. Il cielo fu sì costante in azzurro da sembrare ammantato a eterna festa.
ma all'inno superbo della natura mancava il coro della gioia umana. Ah, la vendemmia del bel tempo antico pare scorso già un secolo in 3 anni, quando la gran lussuria dei filari precedevano i giovani garzoni che con divan di amor l'ombra feconda. La vite si spogliava del suo frutto e si adornava a nuovi affetti il cuore. Cantava il giovanotto alla sua bella: fiori di pepe, io giro intorno a voi come fa l'ape, io giro intorno a voi come fa l'ape che gira intorno al fiore della siepe, fiori di pepe. E la bella cantava al giovindamo: fiore d'ogni fiore, giovanottino mio vi voglio amare, giovanottino mio vi voglio amare, eterno ve lo giuro è lo mio amore, fior d'ogni fiore. L'eco dello stornello si perdeva inseguito dall'eco di altro canto. Così ferveva l'opera nel campo, mentre i vecchi, tranquilli ai casolari, consumavano l'inverno della vita, dopo spese le 3 belle stagioni a coltivare il grembo della terra. La massaia serena disbrigava le faccende domestiche ed intorno, tra grida e giuochi, risa allegre o pianti, nuove aurore sbocciavano alla vita. Ah, i felici ritorni in gruppi al nido tra i placidi tramonti dell'autunno, quando era premio alla fatica il cibo frugale, sì, ma libero alla strozza che non doveva trancugiar veleno. Quieti riposi o desiate notti, quando ogni letto maritale aveva da cullare un amplesso e le speranze che gli sposi tessevano, chiudendo gli occhi al sonno, di baci ormai già sazi. E il sole si levava a benedire e tramontava il sol benedicendo all'ombra umana e ai cuori innamorati. Ora io vidi decidere la ricchezza dei vigneti da mani vecchie e stanche o inesperte per troppa giovinezza. Ora io vidi passar l'ombra feconda senza amor, senza canti e senza festa. Solo un giorno erano gli ultimi filari pronti a offrire i bei grappoli al coltello. Uscì dal labbro d'una giovinetta un canto lieve simile al sussurro d'una preghiera indirizzata al cielo, e diceva così: fior di frumento, perché torni il mio amore, io prego tanto, perché torni il mio amore, io prego tanto, ma dentro al cuore provo un gran tormento, fior di frumento. Ed ora la piazza desolata. Stanotte, nell'ora più tarda, io t'ho adorato mentre nessuno turbava il mio sogno. Com'eri bella, col cielo stellato, nel silenzio profondo, soltanto interrotto dal ritmo dell'acqua cadente giù nella fonte Gaia. Com'eri bella, ma il tuo manto era triste, in te non viveva l'aspetto degli anni passati, alle basi dei tuoi palazzi non si appoggiavano i palchi che accolgono la folla inebriata del nostro magnifico palio, il passo mio lento non era affiocato dal tufo che copre il tuo letto nei giorni di festa, né i cancelli di legno sbarrava all'ingresso tra i colonnini di pietra alla cavità della tua conchiglia. E l'ore battevano in alto nel bel campanone con un suono cupo di dolorosa ansia, di spasmodica attesa, e l'eco picchiava nel cuore. Ritorneranno i bei tempi e in te vedrai ripulsare l'ebbrezza degli anni passati. Torneranno i bei tempi, ai morti la gloria e la gratitudine, ai vivi la vita imporrà di rivivere con più intensità dopo l'incubo che velò tutti i cuori di profonda tristezza, e l'anime stanche di consumarsi nel dolore
e l'anime riarse dalla sete della gioia, a lungo berranno mai sazie al calice della tua eterna bellezza. Ti lasciai chiusa in un manto di profonda tristezza. Ritrovo il tuo volto coperto di affanno, come se tu invano cercassi una felicità che non torna. Tieni, mia piazza diletta, tieni ancora riposto l'abito tuo da festa. Per chi ha un'anima in petto non è tempo di gioia. Troppo pianto è negli occhi, troppa attesa è nei cuori, e il sangue che irriga da tanto la terra non basta al germoglio del fiore da cui salirà il profumo delle felicità future. Tieni, mia piazza diletta, tieni ancora riposto l'abito tuo da festa. Nel più grande umano scempio che io avessi mai visto nella vita sei volte secolare, non è vero che tutti soffrirono, vidi sacrifici immensi e cupidigie ingorde, udii la morte celebrare dei prodi dalle più sante promesse, e rispondevano ad esse gli echi dei baccanali. Per ogni straziante singulto di pianto vi furono scoppi incoscienti di risa. Vedi l'anima umana salire alle più alte vette della virtù e del sacrificio e profondar nell'abisso dei più neri peccati. Non è vero che tutti soffrirono. Basta, mia piazza diletta, lasciamo la rampogna e parliamo d'amore. Tu sei bella e siamo soli, soli con le stelle. Non ti sembrano sorelle al nostro dolore? Togli per me, per il tuo amante, almeno per un istante, il velo che ti rattrista, e parliamo delle notti lontane che erano sì belle. Anch'io, dolce mio amore, ho tanto sofferto e ho tanto bisogno di affetto per questo mio povero cuore. Parliamo d'amore. Ed ora Santa Maria dei Servi. Di maggio, senza luna, laddove comincia la piaggia, appare soltanto la chiesa con la sua larga facciata, che sembra su in cima tagliata da due gran colpi di sciabola, tirati così di traverso, dal capo alle spalle. Un po' di passi più in su, ti vedi balzare lì accanto alla chiesa il campanile mozzato, che dà l'impressione di un gigantesco regolo squadrato in una fucina di ciclopi. Poi, dove finiscono le case, si spalancano i prati, ti fermano lo sguardo all'improvviso i due pini selvatici, piantati uno di qua e uno di là, come sentinelle della natura a guardia della fede. Sugli orli della strada, gli alberi più piccoli tendono in una profumata offerta i rami fioriti alla chiesa, che ha la facciata quasi tutta piena delle loro ombre. Sul fianco scoperto del tempio, giù fino all'abside, è un tragico, oscuro giuoco di angoli, e in alto una fuga di tetti che s'alzano, s'abbassano, si curvano in tante strane cilecche che mettono addosso un brivido di paura. E c'è 200, 300, 1000, 1 milione di stelle non bastano a illuminare la notte senza luna. Allora, per farti sparire dalla mente l'immaginaria visione del luccichio di una lama che scatti improvvisa a trafiggerti il cuore, o per non sentir piegare le gambe all'idea di due mani che tra quel buio ti strozzino, corri sul piano della scalinata e, appoggiato alla porta della chiesa, rivolgi lo sguardo su Siena, che dorme accampata nelle sue colline.
duomo, fantasma indefinibile, su, in cima ad un lungo solco scavato fra branchi di case arrampicate, l'una sull'altra, nell'affannosa gara verso il cielo. Il campanile, appena disegnato nell'aria come sfumatura lieve, ti sembra che sia così alto da dominare le stelle, splendon lontano sullo sfondo dell'arco della navata incompiuta. La torre del Mancia, un magico stelo che appare e scompare tra i rami del pino che hai davanti agli occhi. Salicotto e Londa, Sant'Agostino, il Casato, un misterioso paese sognato, non ti ricordi quanto, ma certo in una notte che ti fu lieto il sonno. Un usignolo comincia la sua serenata alle stelle. Son tante sere che canta, canta quasi fino all'alba, senza curarsi del chiù, che uggioso e volgare non sente il dovere di chetarsi. Ed è in quel canto tanta parte di Dio da oscurar tutti i poemi tessuti nell'universo. L'universo, ecco, accendi nella notte profonda un fiammifero di cera e ti spariscono dagli occhi gli alberi, il Duomo, e Siena e il firmamento. Che sia tutto un'illusione. Paola Lombardi, delle bellissime parole di Ezio Felici, veramente un poeta, un grande scrittore. Anzi, Paola non l'ha specificato, ma Daniele Sassone è il diretto discendente di Ezio Felici, per chi non lo conoscesse. Salutiamo Daniele, no, ma non tutti, sai che ci sono anche dei giovani, noi siamo un po' più, noi no. E volevo dire, allora, prendo l'occasione, perché quando io ho passato il programma al consiglio, aspetta Paola, aspetta, ho passato il programma di stasera al consiglio direttivo della Diana, la Diana ha pensato di gratificare in qualche modo Paola, che fin dall'inizio è stata una nostra assidua presenza, sempre gratissima. Allora, il presidente Andrea Morini e il vicepresidente Nani Troglio fanno un piccolo omaggio a Paola per ringraziarla della costanza con cui ha sempre risposto alle chiamate della Diana. Grazie a te, e questo ci serve anche, poi ne parleremo magari del presidente, visto che siamo in ripresa della televisione, viene trasmessa spesso durante l'anno, che la Diana ha bisogno di nuove forze, ha bisogno di gente giovane, anche di ragazzi che vengano a darci una mano, anche se poi è aperta a tutti, perché noi abbiamo possibilità di far lavorare tutti a qualunque età e con qualunque possibilità di impiego fisico, perché non bisogna essere di Rambo per andare nei bottini per forza o fare delle cose difficilissime. Per cui chiunque volesse impegnarsi per la Diana, visto che qui ora abbiamo presidente e vicepresidente, noi siamo apertissimi e pronti ad accogliervi con grande affetto. Grazie Paola, e grazie a voi. Abbiamo incominciato con Franco Baldi e il tenore Umberto Ceccherini, continuiamo con Umberto Ceccherini, a cui avevamo dato l'appuntamento. Quindi Umberto Ceccherini. Allora Umberto, in questi periodi di Covid, a un certo punto ha sentito anche lui il bisogno di estrinsecarsi, di dire qualche cosa, e allora c'è stata una riunione di famiglia, credo col figlio, nipote, eccetera, è uscita fuori una cosa che ora vi sarà a sentire, che si chiama La Partita? La Partita, che è un brano, lui ha sfruttato l'eccezionale melodia che è stata la base, la colonna sonora del film di Benigni, La vita è bella, una cosa meravigliosa, il maestro Nicola Piovani, Oscar per la miglior colonna sonora del 1999, e ci farà sentire appunto come l'hanno arrangiata, le parole che hanno messo. E poi ci canterà una cosa molto classica, famosa, Rondine al nido, è una
adattissima per questo ambiente. Vedete com'è bello anche di notte, eh? È bello di giorno, ma di notte è veramente bello. E ripeto, tutti gli anni faccio un appello: sfruttiamo questo bellissimo anfiteatro naturale, perché ci possiamo fare tante cose belle, e invece purtroppo viene molto trascurato. Chiudo la parentesi e dicevo: Rondine al Nido, una famosa romanza scritta nel 1926 da Vincenzo De Crescenzo e Luigi Sica, e su cui un brano che hanno eseguito tantissimi tenori famosi al mondo, e noi ne abbiamo un altro molto bravo, Umberto Ceccherini. Sotto la gronda della torre antica, una rondine amica allo sbocciar del mandorlo è tornata. Ritorna tutti gli anni,
sempre alla stessa data, monti e mari e savarca per tornare solo amore. Quando fuggeva lontano, spera in vano e non torni più, spera in e non torni più. Silenzio dolce della sera passa una primavera, cinguetta le rondini nel volo e freme dolce l'aria e sono triste e solo, monti e mari più non varchi per tornare via piccina, fossi tutta la mia vita, sei fuggita e non torni più. Grazie Franco Valdi. Posso dire soltanto che Umberto è come il vino, invecchiando migliora, veramente bravo, grazie Umberto, grazie. Grande voce. Allora, questo periodo di isolamento, dicevo, di ansie, di sacrifici che ci hanno imposto, eccetera, naturalmente ha portato molti effetti negativi, ma anche alcune cose positive. Certo, la mancanza del palio, senza drammatizzare, perché ci sono stati periodi peggiori, chi lo paragona questo momento alla guerra penso sbagli, perché in guerra stavano molto peggio di quello che siamo stati noi per tanti motivi e le perdite sono state molte di più di quelle attuali, quindi non dobbiamo mai enfatizzare, però la mancanza del palio per noi contro la Deoli è stata una cosa molto grave. Credo l'abbia scritto proprio Maurizio Bianchini, si parlava di ansie, e scriva un aneddoto riferito ad un Muzzi, un contadaiolo di veramente di peso, al di là del fisico che aveva, che ci ha lasciato, raggiunto troppo presto, fra l'altro, dall'amico Lello Lorenzini, colonnino, che ci ha lasciato qualche giorno fa. E credo che ad un Muzzi, una mattina dopo una prova non disputata, si fosse tristissimo, si lamentasse, e gli fu detto, ma sai, in fin dei conti è una prova, è piovuto, che lui disse, ma questa prova chi ce la ridà? Ecco, questi pali non corsi, al di là che ci hanno privato di tante cose, delle possibilità di stare incontrati, eccetera, ma non ce li darà nessuno. Questo per il contadaiolo è un po' una cosa veramente triste. Però ci sono stati gli effetti positivi, per esempio quello di far capire l'importanza delle contrade. Abbiamo sempre detto, ma a volte sembrava retorica, il palio senza le contrade non si fa, ma è così. E la contrada in questi tempi ha riscoperto forse uno dei valori fondamentali, quella solidarietà che era sempre stata la base del rione, quel rione che si era un po' perso e che ora forse si sta riacquistando piano piano con il ritorno di molti senesi nei proprie contrade, e che hanno dimostrato che si può veramente volersi bene anche in un mondo difficile come questo. Oppure vengono le idee nuove, nuove iniziative, come quella della contrada della Tartuca, che ha lanciato una cosa particolare, un concorso fra band di giovanissimi under 25 sui social, perché chiaramente non c'era possibilità di farli sentire dal vivo, un concorso che ha prodotto un risultato
con la vittoria della Contrada del Nicchio. Io chiamo allora qui la band dei I Finis Mundi, ragazzi giovanissimi che hanno bisogno di un applauso perché credo siano anche un po' emozionati, eh? Tra l'altro una band che c'ha il violino, quindi c'è un qualche cosa di particolare. Sono quasi tutti del Nicchio, se non erro c'è un infiltrato, sbaglio? Tutti del Nicchio? Ah, è più vecchio, ecco, infiltrato perché è più vecchio. Anzi sentivo, parlavano fra sé, sembrava ci fosse qualche uno fuori dal contesto nicchiaiolo. E questo contest musicale si chiamava Senior Calling, che era stato appunto organizzato da Tartuca, e hanno vinto questi ragazzi, questi giovanissimi ragazzi che oltre al parere positivo dei giudici hanno conquistato il maggior numero di like su social, perché oggi, anche se per qualcuno di noi può sembrare strano, i like sono una cosa fondamentale. Sono Davide Graziani, Anna Guidarini, Edoardo Cerretani, Alessandro Lorenzetti e Leonardo Petreni. Hanno vinto con un brano che si chiama Alleluia, del 1984, di Leonard Cohen, che tra l'altro è un brano molto discusso perché si parla se o religione o addirittura qualche cosa di riferimenti sessuali, eccetera, che è stato eseguito in quasi 200 versioni da tutti i più grandi artisti del mondo. E poi Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan, un'altra canzone famosissima, Bussando alle porte del paradiso, famosissima e molto triste. Perché avete scelto questi pezzi? Vado al più anziano perché chiaramente non l'ho obbligato. Sono l'ultimo arrivato. Perché avete scelto questo pezzo? Pezzi datati, perché voi siete ragazzi di sotto 25 anni, dai. Sei chiuso, per ora ti sape. Ok, allora abbiamo scelto questi pezzi perché a parte ovviamente sono storie della musica, quindi sono pezzi bellissimi, avevamo anche bisogno di qualcosa che fosse realizzabile a distanza. Noi abbiamo fatto tutto da casa, senza, abbiamo dovuto montare dei video, registrare tutte queste due canzoni per presentarle appunto in gara al Senior Calling, e quindi ci serviva qualcosa che fosse anche abbastanza semplice, abbastanza realizzabile, e poi alla fine abbiamo azzeccato, dai. Perfetto. Immagino che Finis Mundi sia riferito al vicolo di Finomondo nel Nicchio, una delle cose molto particolari della nostra città. E allora fate un applauso prima che cominci per Finis Mundi, Alleluia, il Knocking on Heaven's Door. Knocking on heaven's door.
na 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 chi non è vesta. Hallelujah.
Ragazzi giovani possono cantare canzoni catate con grande sentimento e con grande bravura. Grazie ragazzi, ora andate via e lasciate invece qui. Grazie a tutti. Grazie. È diverso cantare così e cantare sui social al computer, eh? Molto meglio così. Allora, abbiamo salutato i Finismondi, ma resta con noi Edoardo Cerretani, uno dei Finismondi. Perché Edoardo, anche lui, come Umberto Ceccherini, anche se l'età è un po' diversa, ma insomma, nei giorni della clausura obbligata, ha sentito la voglia di fare un omaggio alla nostra città. E ha composto una canzone, Stelle Accese, che ha cantato insieme ad altri amici, hanno composto un bellissimo video, con immagini di Siena veramente molto molto belle, e questo video, sempre sui social, perché ormai appunto dobbiamo dire così, ha riscosso un notevole successo. E quindi, in attesa del risveglio della nostra città, questi ragazzi hanno dimostrato che hanno un sentimento che ci accomuna anche con differenze di età sensibili. E allora, Edoardo Cerretani in Stelle Accese. Allora, prima di iniziare vorrei chiedere a tutti, se è possibile, di prendere cellulari, accendini, qualsiasi cosa faccia luce abbiate con voi, va benissimo, e accendere, perché le stelle accese nella canzone sono tutti i senesi che abitano a Siena, che la amano, quindi facciamo qualcosa di collettivo tutti insieme. Strade vuote la sera e quell'estate calda che si moriva tra i canti forti, poi non si passava, rintocchi di un cuore che non si fermava. Ma sai, a volte devi insistere, si tratta di resistere e tutto cambierà. Vestita di notte e di stelle accese, ti guardo dall'alto e riposo con te. Amare
senza la seta per te. Ma torneremo insieme a cantare, ritornerai a sognare con me. Ma sai, a volte devi insistere, si tratta di resistere e tutto tornerà. Gigantesco. E poi voglio anche ringraziare ovviamente tutti voi che avete partecipato, e poi a tutti i ragazzi che mi hanno aiutato, perché trovate questa canzone nella versione originale sulla pagina Facebook di Siena TV, che ci ha aiutato a condividerla. E vorrei ringraziare Marco Rossi Paccani, Gianluca Polvere, Benedetta Giuggioli, Elisabetta De Franco, Angela De Nardis, Mattia De Santis e Guido Silvestro, che mi hanno veramente aiutato tantissimo. Ecco, Edoardo diceva: bisogna insistere e bisogna resistere. E spetta soprattutto a voi giovani insistere e resistere. Siete la faccia bella della città, contrapposta a quei tempistelli che stanno cercando di stravolgere la nostra struttura sociale, ma che non ce la faranno, perché Siena non lo permetterà. E quindi credo che proprio voi siete l'immagine giusta da opporre, per far vedere che Siena ancora ha dei grandi valori. Grazie a voi. E ora, dopo tanta musica, è il momento della poesia dei nostri maghi del vernacolo, che hanno contribuito fortemente a valorizzare, farli nascere, riapprezzare quella forma poetica d'arte che è il nostro vernacolo e che rischiava di andare veramente perduta. Un grazie ancora a Nobel Contradale del Bruco, perché ha fatto da incubatrice a questo esperimento e i frutti si sono visti, a Francesco Burroni, che ci ha creduto moltissimo e ha portato la sua esperienza. E stasera ve ne presentiamo un blocchetto, 7 persone che verranno e che io rappresenterò e poi vi sottoporranno a una serie di sonetti uno dietro l'altro, senza fermarsi e non far riprendere fiato a nessuno. Luisa Bacci, Guido Burroni, Gabriele Castellini, Vera Castellini, Silvia Golini, Ivano Scalabrelli e Antonio Tasso. Prego. Marco, microfono quale? Un ricordo della mia infanzia legato ad una delle botteghe storiche che c'erano in città, che era la pizzeria in fondo a Via dei Termini. Era una spesa d'obbligo in città. L'acciuga sottopesto e lo stracchino comprati alla bottega, lì a metà
fra l'Arco dei Pontani e fra il Pulcino. Sull'uscio, in un barile, baccalà sotto sale, in un altro, lì vicino, fagioli secchi. Uscivo e l'esta, zà, ne fregavo ogni volta un manciatino. Quanti anni avevo? 5, forse 6. Un giorno la mia mamma se ne accorse. Il baccalà lo presi, ma da lei. Finì lì, in mano c'aveva le borse. Ma a casa da Nocchini, tu sapessi, uno a fagiolo e diversi interessi. Grazie. Dopo un ricordo di tanti anni fa, un sonetto d'attualità sul semaforo di Porta Amollia. L'anno scorso proprio qui lessi un sonetto sui semafori nuovi intelligenti di Porta Amollia. Ora quest'anno sono diventati ancora più intelligenti perché ci hanno messo il display o il conto alla rovescia per i pedoni, non so se ci avete fatto caso. Quindi mi è toccato scrivere un altro sonetto. Si intitola Pronti, attenti, via. Ma nemmeno al Gran Premio del Qatar t'hanno sfoggiato la tecnologia del semaforo a Porta Amollia. E non c'è più niente che ci può distrarre. Perfino chi va a prendere un ponce al bar o un ricciarello alla pasticceria. Controlla il conto alla rovescia e via, si capoficca in mezzo alla bagarre. Man mano il rosso si avvicina all'uno, l'ansia da prestazione infatti aumenta. Resta al canape qui, un garba a nessuno. E c'è chi fianca prima, chi va in terra, chi trattiene, chi sgomita, si avventa. Traversi lì, preparati a andare in guerra. Grazie. Ivano Scalabrelli. Grazie a Silvia. Io ve li presento freschi di giornata, appena sfornati. Mia cara Siena, dolce mamma mia, come vedi, quest'anno è quasi un lutto. A causa dell'improvvisa epidemia, tutto abolito, cancellato tutto. È vero, è stato ed è un momento brutto, ma siamo qui riuniti in compagnia perché di te niente venga distrutto. Noi siamo qui con l'arte e la poesia, la musica, la voce ed il bel canto, per respirare qui fra i tuoi tesori, per esserti vicini e sempre accanto, per dividere con te gioie e dolori e per dirti che noi ti amiamo tanto e conserviamo intatti i tuoi valori. E questo era la nostra Siena. E quest'altro quasi gli assomiglia perché parla sempre di questo periodo. Quest'anno senza festa, quest'anno senza palio, senza festa. Tutto abolito per il coronato. La situazione è risultata mesta. Una tristezza che mai avevo provato. In questi casi, con quello che resta, questo tempo deve essere onorato cercando dentro al cuore e nella testa la gloria e imperitura del passato e prepararci con grande dedizione e con speranza che l'anno veniente si torni a fare ogni celebrazione, onorando Maria che certamente aspetta il palio qual dedicazione, perché quest'anno non ho visto niente. Grazie. Allora, questo è il sonetto che ho scritto sentendo una battuta della mia figliola Caterina a casa, che faceva un apprezzamento su un giovane più brutto della paura. Anche da giovane porocittino, un era chicchino della Madonna, camminava corvo come stupino, con due gambe secche fatte a colonna. Cercava un po' di far bullettino, si dava all'aria come una prima donna, ma non c'era Cristi, brutto piccinino, era graziato come una capanna. Aveva due occhi e batteva allora, la schiena curva su di sé, sembrava un quattro a cavallo a tre. Nemmeno l'arte di un prestigiatore avrebbe risanato quel tormento. Era brutto, brutto da svenimento, e per capire sto tormento vi fa un bel paragone un po' all'inverso. Era più brutto di un bel paio pezzo. Questo
questo è un sonetto, non ha bisogno di tante presentazioni, il Viagra. Da quando hanno inventato sta pasticca, per l'uomo non c'è più tribolazione. Anche vecchi come la Martinica possa andare una bella prestazione. Qualcuno lo fa quasi per rifica, si fa l'amante sol per convenzione, così poi la racconta la sua ricca, dando libero sfogo all'immaginazione. O non ho resistito alla tentazione, così anch'io mi sono buttato. Come? Che ho fatto? E l'ho provato. Sì, ma lei signora che ride, che ha capito? Lei confonde gadevani o le carpe. Io lo piglio per un pisciarmi nelle scarpe. La mia sorella vera. Il virus e l'amore. O lei è amore mio, o che t'addì e soggiorni e c'ho un effetto strano. Mi sono rilassato, Dio sì, te cerca di essere un pochino più umano. Mi sembra che ci sia qualcosa qui che ci guarda e ci spia tutto spiano. Quando mi baci vorrei starnuti e pulirmi la bocca con la mano. Amore, che vuoi usare? La mascherina? E a chi la metteresti, a lui o a me? A tutte e due, te la metti più vicina. E poi, se vuoi, e si riesce in tre. Onini, forse i virus sono guardoni. Vabbè, ma che non ci rompano coglioni. Sembra lui. L'iPod mania. Io sono rimasta al tempo delle mele. Quando per uscì, dovevo tribolà, quattro camicie accende due candele e alla tua ora cerca di tornare. Oggi in questo mondo un po' crudele, la mela morsicata è da comprare. Tutti ce l'hanno e nei secoli fedele la devi avere, la devi rinnovare. Oggi è uscito l'iPod nuovo e tutti nei negozi a fare la fila. Io un Dio che li disapprovo. Certo, però mi sembra un po' infantile. Per ore e ore a testa bassa più non posso, come fa un cane per difendere l'osso. Guido Burroni. In onore alla Diana, che controllano e diciamo e salvano le nostre fonti, ho scritto questo sonetto Fonte Gaia. Nella nostra piazza, da questa fonte, un'immagine di pace si diffonde. Se stai ad ammirarla lì di fronte, guardi quelle lupe parecchio feonde, nelle rove all'acqua sempre lì pronte, col solito piccione che d'altronde per poter bere il getto della fonte s'appollaia sul capo e non sull'onde. Due piscioli alati lì di fuori buttano acqua buona anche da bere. Tra i turisti, che sono di più colori, oltre che bere a sbaffo con piacere, c'è anche chi si rinfresca da calori o lava il suscettino anche il sedere. Questa invece l'ho scritta con questa storia della mascherina che da ieri o da oggi, non mi ricordo, è diventata più obbligatoria, diciamo, anche all'aperto. Siamo arrivati al fine, alla vacanza. La pandemia ancora non è passata. La mascherina al chiuso va portata e anche all'aria aperta se non c'è distanza. Mi pare che con il caldo c'è l'usanza che la regola non viene rispettata. Basta guardare se va a fare una passeggiata. Chi la porta, direi, è una minoranza. Avercela non tanti, in tanti modi. Ognuno può la porta a piacimento, chi al polso, all'avambraccio, oppure in mano, chi con gli elasticini, chi con nodi, col naso fuori, copre bocca e mento, chi attorno al collo come fa il gitano. Spero questa battaglia non si perda,
se no e si ricasca nella becca. Maria Luisa Baccio. Buonasera. Qui siamo in fortezza, fate conto, due ragazzi innamorati, però finale vi garantisco è vero, è successo davvero. A Silvia sua scriveva allora Leopardi: mi sento come lui, ma più bellino. Lo so, non è Silvia, ma di lei gli sguardi mi fanno sentir ganzo, anzi ganzino. O bellina, i miei baci so gagliardi, vieni che cominciamo un povettino. Mi strucchi, mi sparrucchi, e poi è tardi, e te non sei mica Rodolfo Valentino. La gonna qui nel buio è inopportuna, Madonna mia, non mi fa diventare verde, ma rapide è come te nessuna. O dai Gigino, via, lasciamo perdere. Mira Rosina, in ciel spunta la luna, guarda per terra e attenta a quelle merde, scusate. Per camminare di giorno e va in fortezza, che per davvero un posto esagerato, ricorda i tempi della giovinezza, i primi baci che t'hanno stregato. Lo so, non è più quella bellezza, del posto godi l'aria ed il creato, dei ragazzi scambiarsi una carezza, buon per loro, ma quel che è stato è stato. Gli stimoli or sono altri, ve lo dico, è in fortezza e ci sono delle lacune, ma se ti scappa e sei con un amico, signori, e dico a quelli del comune, qualche bagno moderno oppure antico, per bisogni da cui nessuno è immune. Io ho una cucitura in fronte e quindi mi è venuto di ripensare un po' ai sarti di una volta. I sarti di una volta non ci sono più. Quelli bravi, con l'ago e col ditale, ha fatti un orlo, rammendà un fisciù, ho preparato il l'abito nuziale. Le cuciture fatte in gioventù non erano mia niente di speciale. Strette, tirate fino a fatti male, ma poi il lavoro non si scusciva più. Ora, guarda qui in fronte sto cerotto. 3 o 4 punti per una biopsia. Fra cucire e scuscì, 3 volte, in 8 per rabberciare. E poi la terapia. Disinfettante, garza, un bel cerotto. Oh, se gli esce il sangue, no, c'ha l'anemia. Io gli do un gel, no, meglio in pasticche. Però tutti d'accordo, paghi il ticket. L'altro giorno, nonostante il Covid, nonostante la pandemia, nonostante le limitazioni, il corteo del Cero c'è stato, la processione del Cero c'è stata. E so che, noi tutti si sa, che in cielo probabilmente l'Assunta è stata contenta. Pensate un po', si chiama Assunta. Assunta a tempo indeterminato a Siena. La terra in piazza un cielo, vuote le stalle. Qui in cielo non arriva le bandiere, né il rullo del tamburo dalla valle che m'accarezza più delle preghiere. I braccialetti che come farfalle pazze di luce accendete le sere sono senza lampadine e alle mie spalle nei madonnini solo un candeliere. La processione, quella con il cero, le contrade coi citti come alfieri, le chiarine e il vessillo bianco-nero, l'avete fatta. Grazie. E a dire il vero, m'hanno commosso i vostri bei pensieri. Un c'era il cencio e anch'io dipinta un cero, ma pesenese resto l'avvocata, assunta un giorno e mai più licenziata. Francesco Burrone.
sono intrufolato perché volevo fare un piccolo omaggio a un personaggio della Siena popolare che tutti conoscevano a Siena e che ci ha lasciato proprio giorni prima del palio. Raffaello Lorenzini, per gli amici Dello, ma per tutti Colonnino. Il sacerdote davanti all'altare innalza il sacro calice divino, invitando ognuno a oltrepassare la soglia tra l'umano e il divino. Così il profano bevitore appare all'osteria col suo bicchier divino e par che a tutti voglia ricordare che bevendo un po' più di un gocciolino, magari con gli amici in compagnia, non si scatena un essere bestiale, ma anzi viene fuori l'allegria e tra sprizze, prosecchi e vinsantini si esce un po' dalla vita normale, si ride, si scherza, si torna cittini e il mondo per un poco è un po' più bello. Ciao Lendo. Il laboratorio del sonetto, grazie a tutti. Ci avviamo alla grande chiusura sperando appunto di aver soddisfatto le vostre aspettative, che sia stata una serata bella. Ora c'è il maestro Valdi, si riesce a scappare da... ci farà un pezzettino di una canzone, si chiama Valdi Perigotto, Perigotto re della Movida. Allora. Tra l'altro so che c'è l'altro autore, oltre a Baldi, Santini, che è qui presente, vero? Viene fuori da una filastrocca di Paolo Santini e credo che sia presente. A Perigotto re della Movida, si discute tanto della Movida, va a finire, si diceva con Paolo Santini appunto, che va a finire di questo virus danno la colpa a Briachi. Allora non va bene. Sentiamo questo a Perigotto. A Perigotto, re della Movida, che dello spritz più di tanto non si fida e beve solo a più non posso vino rosato, bianco e rosso a volontà. Al mattino a Perigotto scende presto al bar di sotto e per fare colazione beve un lungo miscelone. Quando il tempo lo permetta sale svelto in bicicletta, gratta e perde in qualche bar ma continua a pedalar. Cuffia il collo, cappellino, beve un gotto da Santino, un rosato con la pizza, beve al bar della Lizza, gira e gira, mondo infame, trova chiuso il bar Campane e deluso se ne va a cercare un altro bar. A Perigotto re della Movida, che dello spritz più di tanto non si fida e beve solo a più non posso vino rosato, bianco e rosso a volontà. Pedalando per un pelo trova aperto il grattacielo, poi raggiunge in gran segreto tutti i bar di Pantaneto e alla fine si dà pena per trovar la pericena. Sono le 9, tardi è già, chissà se ci riuscirà. A Perigotto re della Movida, che dello spritz più di tanto non si fida e beve solo a più non posso vino rosato, bianco e rosso a volontà. Butta via la mascherina che ce l'ha da stamattina e per obbedire a Conte a nessun parla di fronte. Con la sete non placata qui si chiude la giornata, perché chiudono tutti i bar e a dormire se ne va. A Perigotto re della Movida, che dello spritz più di tanto non si fida e beve solo a più non posso fino
vino rosato, bianco e rosso, vino rosato, bianco e rosso, vino rosato, bianco e rosso, a volontà. Grazie. Ecco il coro al fritto misto. Anche loro sono nostri ormai abituali amici. Ve li presento: Francesco Ducci, Giovanni Falciani, Luca Fantoni, Pierluca Fanetti, Angelo Giallombardo, Stefano Panni, Damiano Pecchioli, Claudio Serpi. Al mandolino c'è Franco, perché Franco fa parte di tutti i complessi di Siena, tutte le orchestre, qualunque c'è qualcosa c'è il Baldi, non c'è verso, dai bambini piccoli delle scuole elementari fino agli anziani degli istituti dove svolge un lavoro apprezzabilissimo, Franco se ne presente, e la chitarra Claudio. Allora loro ci faranno sentire alcune canzoni che ora vi spiego. Mi sembra che voi avete fatto insieme anche l'inno del Siena, sbaglio? No, te ne sono uno solo. Dicevo, avete fatto anche loro, ma c'eri anche te di mezzo, no? Un inno nuovo. Allora colgo solamente l'occasione per dire: speriamo che i predoni che abitualmente sono venuti a Siena e che ci hanno depredato non soltanto nella parte calcistica del basket, ma di tutta la città, siano finiti e che i colori del Siena possano finalmente ritrovare un po' di serenità, un po' di tranquillità, anche se in categorie inferiori, ma con dignità che ci meritiamo tutti noi tifosi, perché veramente Siena merita ben altri trattamenti da questo signore. Allora loro ci faranno sentire stasera Il Cacciatore e la Pastorella, in una versione però diversa da quella usuale che noi siamo abituati a cantare o a sentire. L'Alba sul Mare, fra gli autori dell'Alba sul Mare mi segnalano c'è anche Alberto Soldi, sbaglio? Non sbaglio, Le Parole, autore delle Parole. Poi Siena mia gran passione, che è di Angelo Giallombardo, che è qui presente. Squilli la fe di Figlio dell'Era, che era Don Martino Ceccuzzi, che sono le parole un po' diverse anche queste da quelle che abitualmente noi usiamo, e termineranno con l'inno del fritto misto. Grazie, avanti al fritto misto. Son traditori, son rumori, son traditori.
vivo e ve lo ricordo che la tua storia, la febbre sale.
aiuto alla vita, all'amor. Mentre la volta del cielo Samantha di un candido re, l'onda placida miele mormora la più bella canzone del mar. L'alba sul mar lieta ritorna e si folgorà, e il marinar canta con voce nostalgica. Il fritto misto svegliato.
organista. Vi pregherei di restare perché ora facciamo i saluti finali e poi si fa come sempre il coro mentre se ne dorme, meglio di voi, voglio dire, quindi se aspettate un attimo. Allora siamo arrivati alla chiusura, vi ringraziamo della pazienza che avete avuto sperando di aver potuto passare una serata tranquilla, serena. Avete visto che in onore alla Diana stamattina abbiamo avuto anche l'acqua perché faceva comodo rinfrescare un po' e poi tutto è tornato nella normalità. Per cui tutto bene, la serata si sta bene, non è eccessivamente caldo né umido e ci auguriamo appunto di poter aver portato qualche momento di serenità anche in una situazione un po' difficile. Chiamo prima del saluto finale il nostro presidente Andrea Morini e la vicepresidente Elena Di Troglio per il saluto tradizionale che facciamo alla fine del nostro spettacolo. Andrea e Elena. Allora, il microfono a Andrea. Buonasera a tutti. Vi ringraziamo tantissimo perché siete stati stasera molto numerosi. Eravamo un po' un pensiero, dico la verità, perché un po' lo scarso preavviso, un po' il periodo un po' difficile che a volte qualcuno può essere anche un po' spaventato a queste occasioni, un po' l'acquazzone, ma insomma l'acqua porta fortuna, la Diana si vede. Poi alla fine siete stati numerosissimi anche stasera oltre le aspettative, quindi siamo stati veramente molto, molto contenti, vi ringraziamo tantissimo. E nell'occasione vogliamo ringraziare il Comune di Siena, che qui stasera ha rappresentato l'assessore Francesco Apolloni, che ci ha concesso l'utilizzo di questo bellissimo spazio, che come da più è stato detto merita veramente di essere valorizzato ancora di più. Ringraziamo anche l'Opera Laboratori Fiorentini, che ha in appalto Museo dell'Acqua e che ci ha supportato per realizzare qui questo evento. La Contrada Sovrana dell'Istrice che ci ha fornito le sedie qui stasera che avete usato tutti voi. Voglio ringraziare anche in particolare alcuni dei soci che hanno fatto un lavoro speciale come Alessandro Carli per tutti gli addobbi floreali, Marco Mascagni per tutti gli impianti audio e luce. Voglio ringraziare l'ex presidente Enzo Cortonesi che ha dato tutte le istruzioni in modo che la serata riuscisse nel migliore dei modi. Ringrazio anche Siena TV che stasera ci sta riprendendo, che manderà in onda questa bellissima serata. E un grazie a voi per la serata bellissima che abbiamo passato insieme a voi. Supportate la Diana, mi raccomando, abbiamo bisogno di tutto il vostro aiuto. Buona serata, ripasso la parola. Grazie a tutti, allora richiamo gli artisti che sono rimasti, che hanno avuto la pazienza di attendere la fine dello spettacolo. Faremo come sempre l'inno di Siena e mentre Siena dorme, se lo cantate insieme a noi ci fa piacere, tanto oltre ai professionisti del coro cantiamo anche noi, quindi potete cantare anche voi, vabbè che ora c'è il Ceccherini, insomma possiamo cantare tutti insieme e augurandoci che l'anno prossimo ci possiamo rivedere con maggior tranquillità e serenità, senza soppressioni e senza divieti vari, la Diana e Luca Luchini vi salutano e vi ringraziano per la vostra presenza. Buonanotte a tutti. Che fa così a me, ma devi attaccare a te maestro. Vai Francesco, è una questione di tonalità, eh? E mentre vai. E mentre si dorme tutto tace. Yeah.
Grazie, buonanotte. Secondo me c'è un piccolo omaggio per voi. Per voi artisti, venite, venite. Prego, prego.